sto per morire. Buonasera cari non telespettatori, niente, sto per morire, non c'è niente da fare. Adoken a tutti voi, io sono Crisali del Keeper di questo lercio canale. Silent Hill 4 The Room. Non fosse per la trama verrebbe a noia già dopo poco, dopo poche battute. Devo durare un po' di più. Però vabbè, io c'ho ancora la mazza qua. No, ma l'idea di sto boss era anche carina, però dura troppo poco, cioè, una volta che sgami... Io l'ho sgamato a caso, perché non me la ricordavo sta cosa. Vabbè. Comunque, stavo dicendo a zia Tesi... Mi sono perso il messaggio. Vabbè, comunque diceva che rimane l'ospedale, appartamenti e fase finale. Dipende quanto è lungo l'ospedale. Che ripeto, stasera lo voglio finire. Sinceramente, a costo di averci la bava alla bocca, la voglio finire. Quanto è lunga sta scalinata? Sapessi quanto ho paura io. Beh, 3 ore e mezza si può fare. Vabbè, 1 ora e mezza magari no. Ripeto, dipende quanto è lungo. C'è proprio pure il lavandino che è diventato un poltergeist. Ti devi spaventare! Esatto. Ok, dai, facciamo l'ultimo sforzo. Via via via, fuori di qua, fuori di qui, fuori di qui, fuori di qui. Ah, dada, mi sono rotto il cazzo di sti cosi, sono serio, mi sono veramente rotto le palle. 10 cuori, Steve Gall, 10 cuori, Billy Mod, Miriam Locane, 10 cuori. Rivano Mono Tenebra, vabbè, questi sono gli ordini del. Infatti gli ultimi sono Harry Towson e Lynn Galvin. Ah, guarda! Non so perché, ma a me è... Ok, forza. No, sai perché ti sei confusa con l'ospedale? Per la scalinata finale con le infermiere. Forse ti ricordavi che era l'ospedale, invece è solo la scalinata. E quella me la ricordo perché, vabbè, non puoi non ricordarti quel pezzo. La scala dei rutti. Allora, forza. E no, lo vedi che mo ce l'ha equipaggiato? Vedi che mo non se l'è tolto? This is just horrible. Sto gioco è orribile. Se riesco a fartela vedere in tempo te la faccio vedere. Niente, praticamente tu perché non l'hai visto, ci sta praticamente un nemico qua, cioè sarebbero le infermiere. Che non sono le infermiere di Cattesi Gentili, non c'hanno le tettone, sono brutte in culo, sono giganti e quando le colpisci lottano. No, io non... Fanno proprio... Sembrava un rutto vero e c'è praticamente questa lunga sessione finale con una scala lunghissima, con... tipo 3, 6, 3, 8, tipo una decina di infermiere che quando le butti a terra loro continuano a cadere per le scale e continuano a rottare la raffica e quella scala, cioè, è storico. Questo è l'appartamento mio, è storico quel, cioè, quel pezzo è storico, è la sola cosa che mi è rimasta in mente di sto gioco praticamente. Questo è il mio appartamento, credo. No, non è il mio. Vecchio libro, l'istante, un libro rosso. C'era una volta un bambino collegato alla sua mamma attraverso un magico cordone. Ma un giorno il cordone fu reciso, la madre cadde in sonno profondo, il bambino rimase tutto solo. Il bambino fece molti amici nella guida. Si fece molti amici. Vabbè. Nella vita tutti molto gentili e con lui il bambino era felice. I suoi amici gli dissero come svegliare sua mamma. Cordone umbilicale, no, sta filastrocca del cordone umbilicale, non so perché me la ricordavo. Subito cerca di svegliarla, ma la mamma non si svegliava e che era addormentata nel bosco. Per quanto lì non si svegliava, questo perché in realtà quella che lui stava dicendo di essere di stare era il diavolo! Il bambino era stato ingannato, povero bambino. Il bambino pianse, 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 pianse.
scusate. Quando pensava alla sua mamma, ricordava la sensazione di essere collegato a lei attraverso il cordone magico. Sembra il titolo di un libro per bambini. Ma poi al cielo. Ma poi dal cielo. Ma poi dal cielo è sceso un raggio di luce. Raggio di luce! No, come la fascio di luce, vabbè. Un raggio, il bambino si sentì rincuorato, ho detto rinculato, vabbè. Quando il bambino si guardò la mano, si vide che stringeva il cordone magico. Che il cordone magico era nella sua mano, il bambino si addormentò felice. Vabbè. Gli bastava poco a sto bambino per essere felice, insomma. Alla barda spaziale, sì, esatto. Tomo Rosso. Colei che chiama, colei che è chiamata Santa Madre non è per nulla santa. Diciamo che non è che si divertiva. La discesa della Santa Madre altro non è che la discesa del diavolo. Sempre il diavolo, vabbè. Quelli, ah, questo, vabbè, questo sarebbe il libro sui 21 sacramenti. I sacramenti, nel tratto dei sacramenti, sono i 21 sacramenti che non sono altro che 21 eresie. Dare luce ad un regno del male entro i confini del benedetto regno. Entro i confini. C'è un film che si chiama Entro i confini, mi sembra. Dai, con sto raggio gancio. Ti ho dimostrato che esiste il raggio gancio. Quando è che la smetterai di rompere? Ah. Signore, è un atto blasfemo, un'opera del diavolo. Se tu vuoi fermare la discesa del diavolo, seppellisci parte della carne della madre dell'evocatore dentro il vero corpo dell'evocatore. Sì, vagamente me la ricordo questa parte finale, che c'era il corpo fisico di Walter Sullivan che dovevo farci non so che cosa. Devi anche trafiggere la carne dell'evocatore con le 8 lance. Vuoto, tenebre, oscurità, disperazione, tentazione, fonte di vigilanza e caos. Fallo e la carne maledetta dell'evocatore tornerà ad essere ciò che è una volta, per grazia di nostro Signore. Che questa praticamente è una sorta di soluzione finale. Questa sembrerebbe la mia stanza, in realtà non lo è. C'è un puntino là, cazzo, vabbè. Entriamo nel buco. Vediamo dove ci porta per l'ennesima volta. Questo gioco si basa sui buchi. Questo è il mio appartamento. Questo vuol dire che non mi sono portata. Non mi sono portato io e Lynn, perché Lynn non ci può entrare nell'appartamento. E allora. Ah, ok, devo andare qua. Dio no, tutti sti documenti da leggere, ma che coglioni! Coperto di sangue e ruggine, questo è il mio appartamento, ma che diavolo è successo? Questo è davvero il mio appartamento, in condizioni che tante impressioni, che impressione me la fa ancora. Cioè, non me li posso mettere a leggere tutti, li decido, non posso abbattere il muro, tra Agosto Joseph. Meno male che alcuni sono corti. Mi sono sbagliato. Vabbè, tanto comunque non diceva niente di interessante. Quasi sicuramente. Il tomo rosso seppellisce parte della carne della madre. Ma questo è parte della carne. Appartamento del custode. Parte della carne. E non a caso qua mi fa trovare una candela. No, è una candela spenta questa. Quindi vuol dire che devo fare qualcosa nel mio appartamento? No, questo comunque è il mio appartamento perché c'è il buco nel muro. Quindi questa è comunque una versione, un'altra versione del mio appartamento. Dove quantomeno qua sono al sicuro. Aspetta. Devo girare intorno? Era questo quello che dovevo fare? Girare intorno? Mio, ma questa fa sempre più impressione. It's him. You've done well to make it this far. Let me tell you something about him. È il giornalista, questo sarebbe? E questo ce l'hai già detto nei documenti, non dovevi ripeterlo.
stains and corruption of this world. Quindi libera un appartamento dall'onta della corruzione. He learned of the 20. Potevate almeno fare la bocca che si muoveva, però, eh? The only way to purify her. He then performed the ceremony of the Holy Assumption and created this. No, vabbè, ci sono dei passaggi che effettivamente fa bene a spiegare. No, c'è un pezzo che dovrebbe dire, ma vabbè, che io so già, ma che dovrebbe dire. Ma sta ancora cercando di portare a termine i 21 sacramenti. Beh, forse sì. Praticamente il desiderio di tutti, tornare nella pancia della mamma, questo è il punto. Ecco, un altro passaggio che doveva spiegare, giustamente, che questo mondo ha creato una sua versione scissa da bambino. Davvero inquietante Elin con la fascia e il sangue, comunque. Elin si pronuncia? Ah. Eh sì, e te non c'hai, quindi... Henry Townsend. Even now, it may not be too late. Follow the Crimson Tome. Ok, e questo l'avevo capito. If not, wherever you run, he will catch you. Find him. Questo me lo ricordo, il vero posto sarebbe dove si trova il suo corpo fisico quando si è tolto la vita. Ho capito! Qualche altra informazione utile? Sta per essere posseduta? Magari potrebbe anche essere interessata. Dipende da chi. L'hai già detto il tomo rosso! Cioè tutta quest'ultima parte è completamente inutile, ripete 5 volte la stessa cosa. Ok, questo è il punto dove solitamente viene svelata tutta la trama che c'è dietro al gioco. Basta? Sì, è probabile. Quindi niente, in sostanza Walter Sullivan era convinto che l'appartamento 302 fosse la sua mamma. E c'è un piccone. Minchia. C'è scritto Speranza sul manico. Non credo di volerlo usare come arma. Ok. E in pratica si era convinto che l'appartamento stesso fosse la sua mamma, voleva salvarla, ha fatto questo rituale dei sacramenti e sì, esatto, perché all'orfanotrofio gli ha detto: guarda, tu sei nato nell'appartamento 302, che è l'appartamento dove l'ha concepito la madre, che però sia madre che padre l'hanno abbandonato subito appena nato e poi sono scappati. E quando poi Walter è cresciuto ha voluto fare questo rituale, e facendo questo rituale, che comprende anche lui, perché lui era l'undicesima vittima dei 21 sacramenti, ha creato una versione bambina di se stessa, che comunque sono entrambi spiriti. Eh sì, probabile, sì. E quindi non si rompe il muro, ci sto provando. Esiste un film del genere? Esiste un film del... No! Non lo voglio sapere. Lascia perdere, non lo voglio sapere. Devo rompere il muro, ma non si rompe. Forse devo usare qualcosa. Forse devo romperlo col piccone? No.
come se dice qualche, non dice nessuna descrizione. Perché devo rompere il muro? Sì, ma con che? Comunque stavo dicendo, e questo rituale prevede anche Eileen, che è l'ultimo, ovvero la madre rinata. Infatti Eileen, che anche per come si veste, per il fatto che uno la spia e tutto quanto, non so se adesso nelle menti di Henry o nelle menti di Walter, comunque è sempre, vedi, è carina, si veste molto elegante, quindi credo che rappresenti un po', non nella stanza sua, quindi devo andare indietro, quindi insomma rappresenta un po', ecco, la maternità, la rinascita. E forse anche per questo che c'è, quando nella stanza dell'ospedale c'era il suo faccione, probabilmente stava a significare, insomma, quei versi di goduto di orgasmo, probabilmente significava quello. E l'ultimo sacramento, quindi l'ultimo, è proprio Harry, il personaggio principale. Quindi, come ho detto io più volte, in questo caso Silent Hill non sta richiamando non richiama i peccati del protagonista, ma in realtà di una persona esterna. Il protagonista qui è semplicemente uno che ha avuto sfiga di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Infatti il protagonista qua non è il vero protagonista. Giudicare dall'odore, qua ci dovrebbe essere il cadavere del vero Walter Sullivan, cioè del vero, il corpo fisico di Walter Sullivan. Bella sta scena. Quindi, vabbè. Sì, il vero protagonista e antagonista è Walter. Esatto, ecco qui Walter. Viene da chiedersi perché dopo tutto questo tempo il corpo non si sia putrefatto e distrutto letteralmente, però vabbè. Cioè, dopo tutto questo tempo, in teoria, il corpo, oltre a essere putrefatto, dovrebbe essere proprio... vabbè. Mi immagino l'odore, guarda, mi immagino l'odore. Ok, qua, quindi credo di doverci applicare il piccone. Ah no, me l'ha già usato? Ah ok, come non detto. Walter, il suo corpo è incastrato in una specie di tubo. È una specie di tubo. Perché è mantenuto così del rituale? Buonanotte, Mid, buonanotte. Perché dice che è mantenuto così del rituale? Beh, ok, sì, è possibile. Devo investigare, sì. C'è qualcosa nel suo cappotto? Nel suo cappotto. Devo guardare nella tasca del suo cappotto, sì. Chiavi della liberazione. Aspetto molto un chiave dell'aspetto. Come fa una chiave ad avere un aspetto malvagio? È una chiave! Vabbè. Basta. Puzza orribilmente. Suppongo sia qui da molto prima del mio trasloco. Vabbè. Che in realtà non ci somiglia neanche. Cioè, qui sembra più uscito fuori da un concerto heavy metal di quelli troppo estremisti. Ok, devo capire dove usare questa chiave. Allora, almeno i bambini voglio farli sparire. Boh, non so se devo rimanere e aspettare che se ne vanno, però penso di sì. No, anche perché vorrei salvare. Ogni tanto gli effetti sono che se ne vanno un po' a fanculo, vabbè, non importa. Ah beh, la candela è molto più forte del talismano, però, eh. Credo che finiamo per l'una. Se siamo fortunati, finiamo per l'una. Guardate che mi prude un attimo qua sotto.
Allora, adesso il punto è: dove usare la chiave? Perché non ricordo. Non ricordo qui porte chiuse. Provo ad usare le chiavi al mio appartamento? Non ce l'ho mai pensato. Non ce l'ho mai pensato. Quindi al mio appartamento intendi sulla porta principale? E vabbè. E torniamo giù. E beh sì, in teoria sì, perché magari esco da là e mi faccio gli appartamenti. Let's go. Ma devo ricordare di scaricare la demo di Strange of Paradise, quella nuova. Quindi tu l'hai già scaricata, mi stavi dicendo, scusa che poi non ti ho più risposto. Magari ci faccio una live. Non so se domani pomeriggio. Non so se nel pomeriggio. Vediamo. Anche se in realtà ho già fatto una live su Strange of Paradise. Però vabbè. Guarda, ci ho combattuto veramente. Io non. Lo so. Stai fuori, lo so. Cioè, lavori. Infatti, non sto dicendo che lo faccio domani. Comunque, vediamo. Ricordo, sono stato a farmare, a aumentarmi il personaggio per tipo un'ora e mezza, 2 ore per riuscire a battere il boss di quella della prima demo. Però, ce l'ho fatta. Eileen? Hai qui? Ok, questo è chiaramente. Questo credo che sia chiaramente un bug, però, Madonna che schifo. È anche peggio di quanto ricordassi. E quindi niente, ora mi devo rifare tutti gli appartamenti. Speriamo non siano troppo lunghi. Questo è l'appartamento del custode. Mi ha indicato? Our apartment building, but now it looks like some kind of nightmare. Menzio, non che prima fosse tanto meglio, C'era qualcuno che ci sta venendo addosso. Aspetta, qui c'è un oggetto, mi sa un talismano. Sì, il legione del santo. No, quello è proprio un attacco girato. Però stavolta. Ma certo, pure questo deve fa. Eileen, fammi il sacrosanto favore di levarti dalle palpebre. Una stanza completamente vuota. Non capisco se questi gemiti. Vabbè. Ah, è pazzo sto cornuto sulle scale. Ti sei dovuto mettere sulle scale. Che. E questo che. Ma. È una versione alternativa del nemico di prima questa. In qualsiasi momento adesso cos'è? Una trollata? Questa è un'ampolla. Non abbiamo andato nutritiva, pensavo fosse un'ampolla.
Però io mi ricordo che devo fare qualcosa al vero corpo di Walter. Non ricordo che cosa, ma devo farci qualcosa. So, devo usargli degli oggetti, forse, non... Però questa cosa del vero corpo di Walter me la ricordo. E devo mettere anche abbastanza figa. Strongazzo delirio, mo ti faccio un culo a scuola pasta. Dammi un attimo di tempo, ti faccio le mani come li piedi. Spada sacrificale. Beh, la chiamo spada sacrificale. Anche se si chiama spada dell'obbedienza. Dov'è che dovevamo andare? Ah, qua nel muro, sì. Mi sta facendo praticamente rifare tutti gli appartamenti, tutti i punti salienti della pa... Ah! Ma sai che mi ha scassato la minchia, sì? Siamo cattivi, eh? Ah, pure così fai. Strisci pure. Capito, questo non si muore, non muore mai. Gli voglio piantare la spada, non muore mai. No, vabbè, non muore mai, vaffanculo. Mi sono rotto i coglioni. Siamo rotti di coglioni. Ma qua è dove, pure dove ho trovato il porello, ma ci fa pensare, guarda. Ovviamente quella non è venuta con me. Belli sti appartamenti così comunque. Davvero niente male. Questa me la prendo volentieri. Levati. Aileen, levati. Oh, ma ho dovuto prendere però, eh. Ma cioè, non ci sta manco niente qua. Mi sono fatto anche colpire per niente, vabbè. Via. Non c'è assolutamente niente qua. Era solo per far scena. Eccole! Vai, mo si parte! Oddio, in realtà non hanno neanche tanto il vestito da infermiere, cioè non si capisce nemmeno come sono vestito. No! Ma mamma mia, l'ho presa. Capirai, se me le devo fare tutte le stanze qua ci perderò parecchio. Però tanto comunque ce le dobbiamo fare tutte, quindi amiamoci di pazienza. Speriamo solo che non ci sia tanto da vedere. Così facciamo prima. Buono. Solo che adesso non ho più spazio per niente. Stai guardando.
Quando siamo in due la prendi in saccoccia, eh? No, almeno per un po' dovrebbe starsene buono. Stava guardando. È una candela questa? Sì, vabbè, tanto comunque non potrei portarne altre, ma tanto ce n'ho già un paio nel baule, quindi. Ovviamente se tu sai già qualcosa e vedi che sto mancando qualcosa, sei liberissima di dirmelo, così facciamo prima. Hai la più totale libertà di aiutarmi in qualunque modo. Ci fanno qua le infermiere, vabbè. Io devo scendere, non devo salire. Credo. E queste però non le avevo viste. Oh, ma devo ricordare che c'ho anche il revolver nel baule, eh. Ah, ok, questa è l'altra parte che non ho fatto prima. Ok, vediamo che c'è qua dentro allora. Ah, te ne affanculo, va. Basta, è morto. Basta, lascialo sta, è morto. Cioè, per adesso almeno. Quella che uso. Non posso trasportare altre cose. Che ce l'hai? Bella domanda. Se potevamo uscire, pensi che stava ancora qua. Vabbè. Quindi alla fine le stanze comunque me le devo rifare tutte. Però io ricordo comunque che devo tornare a mettere delle cose nel corpo di Walter. Questo me lo ricordo vagamente, cioè non so che cosa, molto alla larga, ma che cos'è? Passa piatta in corpo! Ah, rotta da un'altra parte. A me sta cosa che non puoi scartaglio. No, vedi, questo ho sbagliato io. Dovevo usare sta cosa, così la buttavo subito. Mi sa che questo è un oggetto utile. Questo dovrebbe essere un oggetto utile. Questo è il sangue di... Come lo sai che è il sangue di Eileen? Scusa, eh. Quindi questa è la stanza. Vabbè, sì, per forza la stanza di... Ah no, sono munizioni per il revolver queste. Sono munizioni per il revolver. Però è strano, perché dovrebbe esserci anche il buco. No, il buco è nella stanza da letto, quindi sì, è giusto. Quindi vabbè, soltanto... Ok, adesso dobbiamo scendere tutto giù. Alla fine comunque fino adesso... Ok, sì, ci ha dato qualche problema con il bug della telecamera, però alla fine è sicuramente il Silent Hill che sull'emulatore gira meglio. Qualche volta rallenta un po', però alla fine non ha bug gravi. Ed è l'unico, perché tutti i Silent... Ah, non posso scendere? Oh cazzo. E quindi? Quindi come faccio a scendere se non posso scendere? Chiedo l'aiuto da casa. E
No, perché qua è bloccato. Però ecco, vedi, là ci sono, mi sembrano degli ascensori quelli. Quindi forse devo usare, devo andare nelle stanze su e usare quelli per scendere. Il problema è che rimaniamo sempre là. Cioè non vi è modo per poter uscire. Cioè non si capisce come si debba andare al primo piano. E poi non, questa donna che urla qua deve significare qualcosa. Sennò perché? That boy. Ma tu pensa a noi adesso che siamo nella merda, poi pensi a lui. Boh, forse è soltanto... Boh, se urla forse servono soltanto a metterti paura. In realtà non servono a niente. Tra pochissimo, presto avrà inizio, presto, molto presto, il rito. Purtroppo non c'ho alcuna memoria di sto gioco, quindi è quasi come se fosse un gioco nuovo per me. Due cose molto inquietanti. Dobbiamo stare attenti. E se c'entrasse qualcosa il fantasma? Ma mi sto chiedendo, non è che c'entra qualcosa il fantasma, no? Che lo devo impalare. Perché è l'unico fantasma che è qua, non vorrei che c'entrasse qualcosa. Non è che devo riprendere le chiavi che ho lasciato. Mi sto chiedendo, non è che devo riprendere le chiavi degli appartamenti che ho lasciato nel baule? Non è che tante volte c'entrano quelle? Perché? Non è che tante volte. Perché sarebbe. Avrebbe anche senso, sono le chiavi di questi appartamenti, quindi in teoria dovrebbe essere giusto. Solo che purtroppo non cambierebbe granché, perché qua comunque è chiuso. Ti ricordi se è così? Se devo tornare a prendere le chiavi degli appartamenti dell'altra parte? Capirai, ci sono appena stato. No, ok, perfetto. Allora, meno male così. Al piano di sopra ci sono la 308 e la 304. Non mi pare ci fosse granché, però torniamo a vedere. Allora, di sopra, di qua. Ah, da un altro lato ci passo? Allora, vediamo che cosa c'è qua. Ah, qua c'era Walter che mi sparava. E che non c'è più. Ah no, non era qua.
qua non c'è assolutamente nulla. Nemmeno qua c'è niente. Qui c'era un oggetto, mi pare, delle munizioni, forse la candela. Vabbè, qua non c'è niente. Ah, orecchio. Che cosa sta guardando? Beh, qua c'erano le munizioni del revolver, vabbè, però niente di che. Questa è la stanza di Eileen. Entrambe le sue porte sono chiuse. Niente, qua sono tutte chiuse. Qua nemmeno c'è niente, qua niente. La stanza di Eileen, ma non c'è niente di utile. Niente, qua non c'è nulla. Due stanze vuote, in sostanza. Aspetta, stava guardando per terra, mi pare, no? Mi trovo un po' in alto mare. Mi trovo abbastanza in alto mare. Credo di dover andare... Aspetta! Lì c'è un buco per proseguire di qua. Lì c'è un buco per proseguire di qua, sul secondo piano. La mappa me lo segna, ma io mi sa che non l'ho visto. Forse è là che devo andare. Allora, lì c'è un buco sulla parete che io non ho visto, il che mi fa presupporre che potrebbe essere il passaggio per l'altra parte. Quindi esattamente qui. Minchia, chi l'aveva visto? Non l'avevo proprio visto, mannaggia la miseria, proprio non l'avevo visto. Non l'avevo proprio visto. Mannaggia, ho perso un sacco di tempo per sta cosa. Porca puttana! Proiettili per pistola. E basta, perché non può. Io non capisco perché fa quel movimento. Cavoli, mi sono portato dietro le munizioni del revolver quando non c'ho nemmeno il revolver. Ah, giusto, siamo alla scossa elettrica. Devo riuscire a che cos'è? Ah, una mazza da golf, ok, la possiamo lasciare qua, non ce ne frega niente. Non capisco se questa è una musica o un suono. Questa è la 107. Sta la 107. Ah, ecco questa che ansima, madonna che ansia. Questa è la stanza di quello che c'aveva tutta qua roba di musica, mi pare.
Bevanda energetica, vabbè. Ce la teniamo per dopo in caso. E quindi mi ritrovo al primo piano. Questo è il primo piano. Se questa è la 107, la prossima c'è. Tra due c'è la 105, che dove mi hai detto che devo andare io. Non qua, però, che qua è chiuso. Comincio a credere che questi suoni rappresentino la madre di Walter che sta partorendo. Non so perché, ma c'ho sto sentore a sto punto. Sta guardando qualcosa. Ma una candela non serve. Ti riempie d'oggetti comunque questo gioco, non c'è che dire. Scarlatta di pronto soccorso, questa mi servirebbe, vaffanculizzami. Sto a porta troppa roba. E un'ampolla, ecco, gli sta un sacco di roba, qua ci devo tornare. Yeah, mi devo ricordare casa, che a 106 ci devo tornare. Gli sta un sacco di roba. Eh no, in realtà stavo andando bene. Oh, questa è la 105, la 106. Come mi hai detto, sono 6 catene, non riesco ad aprire la porta. Ok. Come hai detto tu, dobbiamo entrare nella 106. Che dovrebbe essere la camera del custode, in teoria. Quella è la camera del custode. Solo che mo dove trovo 6 chiavi? Sono letteralmente a corto distanze. E questa non mi ha seguito. Ma guarda, adesso ogni volta devo tornare indietro per questa. Ah, sta guardando qua un album di schizzi. Il padre di Walter decapitato. Vuoi stare qua a guardare tutto il tempo? Vabbè, da una parte è meglio se vuoi stare qua. Beh, 6 chiavi sono tante comunque. Devi trovare 6 bozzoli di Walter. Bozzoli. Ah, quindi non devo trovare le chiavi, cioè devo fare sta cosa con i bozzoli. Che è? E che è? Ah. Questo. E qua ti fa capire. Cioè ti dice. Scarlo di pronto soccorso, ma io la lascio là, non mi faccio fregare. 6 bozzoli. Eccone un altro. Sì, diciamo che non è propriamente colpa sua. Certo. Comunque la mente un po' deviata ce l'aveva di suo, perché sennò certi pensieri non ce li avrebbe avuti. Però sicuramente hanno contribuito molto. Orca puttana! Molto hanno contribuito i genitori, su questo non ci piove. Stanno a massacrare. Non qua mi avrebbe fatto comodo Elin. Infatti questa è una musica abbastanza triste. Questo è il terzo bozzolo. Quindi vuol dire che ne mancano altri 3. Tre ore e mezza, mannaggia a me quando non mi sono fatto gli stracazzetti miei. Ci sono venuto qui, sì, devo continuare per di qua.
fantasma, però. Niente bozzolo qui, eccolo. If that super hears him, we're in trouble. There's something about that guy. I just don't like the look of him. Custode sarebbe il padre di James, no? È un gatto morto. Zio. La fai vedere sta scena, mi sento male. Sto male a pensare a sta scena. Comunque stiamo a 4 bozzoli, ne mancano 2. Mio, che palle quell'attacco girato. Ah, uno sta qua. Che è quando la gente si dovrebbe ricordare che esistono gli anticoncezionali. Questa è l'armeria giocattolo, cioè l'armeria fatta di armi finte. Ecco l'altro. E basta, io ho perso un po' il conto, ma credo che siano finiti. Che mi sono un po' distratto a parlare, ma credo che siano finiti. Anche perché non ho più stanze, non ci sono più stanze, quindi. Può dire che la Yamaha fa le musiche un po' tutte uguali, però, The poor little boy. His parents just threw him away right after he was born. Beh, in realtà è il padre, della madre non si dice nulla ancora, quindi. Who is his mother? I've gotta help him. Che fino a mo ci stanno dipingendo il padre come uno stronzo, ma della madre non si sta di nulla, quindi boh. Era questa, no? Sì. L'appartamento del custode. Che palle. Cioè, almeno per gli oggetti. Insomma, gli oggetti del gioco potevano fare un inventario a parte. Che cazzo hai visto? Henry? Are you okay? Benissimo. It's Walter. He's crying. No, io piango, non lui. Ma infatti non dobbiamo completarli, ma che stai dicendo? E qua te fai i cazzi tuoi proprio, cioè proprio la cosa più sbagliata che potevi fare. We're the only ones. The only ones that can stop him. Scusa, come ci torni nella stanza che sta lui se è il mio appartamento e tu non ci puoi entrare? Ma poi che cos'è quell'affare?